Grazie uno per uno agli 800 sindaci che ovunque hanno dato il massimo e anche nei risultati comuni l'uno di fianco all'altro, in alcuni comuni dove c'è il sindaco Lega, la Lega prende il 30, nel comune di fianco, quindi con la stessa situazione politica nazionale e internazionale, senza il sindaco Lega, prendi il 15. Ma io sono qui, io sono sindaco fino al 2024, mi è stata data, chiesta la disponibilità, mi è stata data un'opportunità, io l'ho colta e ho dimostrato che probabilmente gli eletti nel territorio sono un valore aggiunto. Quindi se serve qualcuno che ha valore aggiunto nel territorio, io sono qua. Altrimenti io voglio concentrarmi sulla fine del mio secondo mandato, sperando di consegnare anche alla fine di questa esperienza un paese, un comune meglio di come l'ho trovato. Ma intanto sono soddisfatto della vittoria del centrodestra. Mi congratulo con gli amici di Fratelli d'Italia. Dico che sostanzialmente la coalizione di centrodestra ha tenuto, a differenza delle altre coalizioni, ha mantenuto il suo elettorato, anche se è stato poi suddiviso su delle forze politiche diverse. Finita l'era di Forza Italia, il primo partito, è cambiato lo scenario anche per la Lega che negli anni scorsi era il partito di riferimento del centrodestra. Oggi il partito di riferimento è il Fratelli d'Italia, di questo ne sono soddisfatto perché ho dato anch'io il mio contributo. Sicuramente l'ho dato alla Lega. Ho contribuito, spero di aver contribuito alla elezione della senatrice Petrucci, spero di essere stato utile anche per la riconferma del nostro candidato al nominale Tiziana Nisini e di fronte a questa occasione ghiotta di dare questa spinta al centrodestra e alla Lega nel mio territorio. Sono veramente felice di aver accettato la sfida e sono contento di portare a casa dei risultati che comunque mi danno soddisfazione e mi danno energia. Adesso, finiti gli spogli, io mi auguro che il centrodestra possa governare, abbia i numeri per governare, faccia velocemente le cose che servono per gli italiani e ci sia un governo stabile, senza quelle odiose tarantelle a cui siamo stati abituati con governi che duravano quanto un gatto in superstrada.